Benvenuti a Vicenza Oro e siamo qui allo stand Kinzel e parliamo di Kinzel Italia e dei suoi orologi. Kinzel è un marchio storico, come ricorda anche la dicitura, 1822, che sembra persino un po' eccessiva, ma la storia è lunga quella di Kinzel, quindi questo lo sappiamo ed è anche abbastanza travagliata. Quello che ci interessa sapere oggi è come si presenta Kinzel sul mercato italiano, se c'è qualche novità, qualche anticipazione, insomma, noi siamo qui per questo. No, sì, le origini di Kinzel affondano nella Foresta Nera in Germania, appunto nel 1822, con una prima produzione di grande orologeria, quindi pendoli, gran salone e quant'altro. Dopodiché ovviamente ci si è evoluti e si è passati a fare gli orologi da polso, ma anche collaborazioni con marchi di automobili come Bentley per fare orologi da cruscotto e quant'altro. Adesso Kinzel è di proprietà di un'azienda italiana, ha quindi rinnovato completamente la sua modelleria e l'ultimo nato di casa Kinzel è il Poseidon, che è un modello che ha avuto molta fortuna in passato e che è già al suo terzo restyling. È un deep diver 15 ATM con vetro zaffiro. La particolarità di questo modello è questo salvagente, chiamiamolo sì, così, che avvolge la cassa. Che sembra di materiale plastico, insomma. Esatto, sì, è un di gomma, effettivamente, a cui in questo nuovo restyling, diciamo, abbiamo dato anche una funzione aggiuntiva unendo anche il paracorona, quindi per una sicurezza in più. In più. La collezione si compone di 10 colori. Belli, freschi. Esatto, è un orologio per togliersi uno sfizio, certo, estivo, mettiamola così, visto che i prezzi partono da 178 euro per le versioni acciaio, 188 quelle placcate in IPB e, diciamo, le due più particolari, da 198 euro il rosé e il full uno. Quindi sotto i 200 euro. Esattamente, sì. Ok, ci parli anche un po' di questi modelli? Sì, questi sono i Flieger, che sono, diciamo, gli entry level. Anche questo è un modello iconico di Kinzel, che, diciamo, ha sempre avuto questa passione, è sempre stata intrecciata un po' al mondo dell'aviazione. Qui vedo che c'è sia automatico che quarzo, giusto? Esattamente. Cosa incassa l'automatico? L'automatico monta sia NH35 che GMT automatico NH34. Wow, l'ultimo GMT di Seiko. Esatto. Ok. Vedo che ci sono anche dei dress watch molto belli, scheletrati, col bilanciere a vista. Esatto. E poi abbiamo i classici aviatori che abbiamo già visto negli anni passati anche a Watches of Italy. La serie Pill Timer, che monta sempre calibri Seiko, questi un pochino più particolari, cioè l'E57, che è una riserva di carica con datario al 6. Facciamolo vedere. Eccolo qua. Ok, giusto, certo. Che è il calibro che noi abbiamo visto nella serie Cocktail Presage, se non sbaglio, giusto? Esatto. Quindi un bellissimo calibro della serie Seiko Premier. Esatto, e poi c'è l'N86 che invece è il crono automatico. Certo, con ruota colonne. Esattamente. Bene, grazie a Tommy. Grazie a voi. Grazie a tutti. E tra l'altro mi hai ricordato una cosa, se si può ancora... Certo. Quando hai citato Bentley, mi è venuto un flash che 10 giorni fa c'era il servizio su una coupé Bentley degli anni 90 e c'era l'orologio dentro con scritto Kinzel. Infatti quando l'ho visto, ho detto, tipo prima di Breitling probabilmente... Assolutamente, sì. Facevano addirittura l'orologio per la cabina di pilotaggio, gli orologi da guerra della Lufthansa. Bene, abbiamo dato un'informazione storica importante. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.